Buonasera, buon pomeriggio, perché siamo ancora in orario pomeridiano. Benvenuti a questo concerto che, oltre ad essere il più importante della nostra stagione concertistica, segna il ritorno, noi speriamo in via definitiva, alla normalità e alla possibile fruizione, la completa fruizione delle attività culturali. Marco, il maestro scolastra, tra breve ci illustrerà il programma, ma prima mi preme ringraziare tutti voi che siete presenti, l'Orchestra da Camera di Ravenna, il maestro Giovannini, la signora Forte, il direttore dell'orchestra Manetti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che come sempre ci è molto vicina e ha colto l'opportunità di sostenerci in questo sprint finale della stagione concertistica. Poi, grazie a tutti quelli che nell'associazione, nel direttivo, i soci, gli abbonati, in questo periodo veramente difficile ci sono stati vicini e ci hanno seguito. Hanno colto insomma il nostro impegno e hanno contribuito a mantenere in qualche modo viva la nostra presenza nella città, nelle attività culturali della città. Grazie a tutti. Buonasera, parto da questo perché, come diceva il Presidente, da soli non si fa nulla. Dunque grazie veramente a tutta la nostra equipe che riusciamo a continuare anche in questi periodi difficili. Oggi è un po' una festa, credo, per noi, per l'Italia in questi giorni e per noi in particolare a Foligno, perché ci ritroviamo tutti vicini, cosa che non era stato possibile fino a poco tempo fa. E poi è una festa perché oggi in questo concerto si parla di due grandi uomini della cultura di tutti i secoli, uno dei quali era di Foligno. Oggi dalla sapiente penna e dalla preziosa voce di Sandro Cappelletto ascolteremo appunto l'incontro tra il quindicenne Mozart e il Piermarini, che era già un uomo di 37 anni. È un concerto evento perché l'abbiamo fatto oggi in quanto sono proprio 250 anni esatti della Scanio in Alba, questa festa teatrale scritta da Mozart per delle nozze imperiali, che andò in scena appunto il 17 ottobre del 1771. Per farlo abbiamo chiamato una prestigiosa orchestra da camera, una Scanio, cioè il ruolo che faceva un soprano castrato, allora oggi un falsettista famoso a livello internazionale, Antonio Giovannini, e la voce meravigliosa di Cinzia Forte, che già è presente nelle nostre stagioni come docente di canto. Ci saranno, come vedete dal programma di sala, quasi tutte arie dalla Scanio in Alba, quest'opera appunto sentiremo, e sarà impreziosita dai disegni che Piermarini fece proprio in occasione di queste feste. Questi sei disegni sono conservati alla Biblioteca Comunale e oggi li vedremo proiettati per la prima volta appunto su questo schermo. Prima di darvi buon ascolto voglio ricordare, adesso mi devo trattenere ma ce la farò, che il concerto è dedicato a un grande uomo e a un grande artista che ci ha lasciati lunedì scorso, una persona meravigliosa e uno dei più importanti protagonisti del teatro del secondo Novecento, che era così legato alla nostra città, alla nostra associazione. Il concerto è dedicato a Elio Pandolfi. Diceva sempre, lui amava la musica classica, la musica lirica, e diceva sempre che Mozart amava la vita e io posso dire Elio amava la vita, dunque veramente glielo omaggiamo, quale migliore concerto di questo. Buona festa, buona musica e grazie di essere qui con noi.
così, no? Oh sì. Ma si fermeranno mai questi Mozart? In città non si è mai visto nulla di simile. Leopold, il padre,
un violinista molto conosciuto, un uomo assennato, lascia il proprio lavoro e per più di 3 anni porta in giro per l'Europa, Austria, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Francia, la moglie e i 2 figli. La più grande, Anna Maria, e il fratellino, Wolfgang. Voci insistenti dicono che adesso andranno in Scandinavia, forse in Russia, perfino in Cina. Partiranno ancora. Ma la meta ultima di tutto quel viaggiare sarà un'altra, l'Italia. Verranno 3 volte, resteranno 2 anni. La percorreranno dal passo del Brennero fino a Napoli, andata e ritorno, attraversando anche l'Umbria e fermandosi per una notte qui, a Foligno. 3.300 chilometri, 200 cambi di cavallo alle stazioni di posta, viaggiando d'estate ed inverno, sole e pioggia, caldo e neve, polvere e fango e tante cimici. In famiglia erano in 4, padre, madre, 2 figli. Però questa volta soltanto i 2 maschi lasciano Salisburgo. L'Italia, ha deciso il padre, è troppo cara, eppure pericolosa. Le 2 donne protestano, ma lui è irremovibile e partono da soli. È come se avessero comprato soltanto il biglietto d'andata. Per quello di ritorno non c'è fretta. Dipende da come andranno le cose. Che cosa ha in testa suo padre? Organizzare per Wolfgang una serie di concerti? Fargli imparare a scrivere un'opera in lingua italiana? Trovargli un impiego fisso in una delle tante corti dei tanti stati nei quali allora era frammentata la nostra nazione, che ancora non c'era? Gli austriaci a nord, gli spagnoli a sud, al centro lo Stato della Chiesa, a ovest il Regno di Sardegna, a est la Repubblica di Venezia, che a quel tempo era ormai molto vicina al proprio tramonto. Come potere politico non contavamo niente, eravamo una pedina piccola piccola, ma per gli artisti, per i musicisti soprattutto, la forza dell'Italia era quella di una calamita irresistibile. Leopold e Wolfgang partono, primo viaggio e prima sorpresa. Un ragazzino di 14 anni scrive una nuova opera per il più importante teatro di Milano, la capitale dell'impero austriaco in Italia. Non ci sono forse compositori italiani abbastanza capaci? Bisogna proprio servirsi di questo straniero. Ma fatto ancora più incredibile, Mozart non fa in tempo a tornare a casa che già deve ripartire. Ancora per Milano e per un'occasione ancora più solenne, le nozze tra l'arciduca Ferdinando, figlio dell'imperatrice Maria Teresa, e Maria Beatrice d'Este, figlia del duca di Modena. Gran matrimonio d'affari e grandissima pompa, 15 giorni di festeggiamenti e una nuova opera affidata al nostro Mozartino. Si va in scena a Regio Ducal Teatro il 17 ottobre 1771, esattamente 250 anni fa. Titolo: Ascanio in Alba. Libretto di un letterato famoso, Giuseppe Parini. 3 i personaggi principali: la dea Venere, suo figlio Ascanio e Silvia, una ninfa che diventerà la sposa di Ascanio. Per il pubblico di quella sera a Milano il messaggio è immediato, chiarissimo. Mamma Venere è l'imperatrice Maria Teresa, Ascanio il principe Ferdinando, Silvia la giovane Maria Beatrice. Tutto torna in cielo come in terra. Dopo l'ouverture dell'opera che abbiamo appena ascoltato, il nostro viaggio prosegue con 2 arie. Prima lui, Ascanio, cara, lontano ancora, ancora eravamo lontani, ancora non ti conoscevo, ma la tua bellezza, la tua modestia già mi facevano sospirare. Thank you.
dopo Ascanio, lei, la ninfa, la sposa, Silvia. Come felice è stato quello di trovare un'anima gemella. Il mio cuore palpita per te. Questa è la vera beatitudine. Tutte e due felici i giovani sposi. Qualche volta succede. Thank you.
Nuvole nere oscurano il cielo di Milano. Speriamo che non piova proprio oggi, quando l'arciduca farà il suo ingresso in città e il popolo si accalcherà lungo la strada per festeggiarlo. Gli Asburgo hanno deciso di non badare a spese. La maestà dell'imperatrice ordinò che si celebrassero pubbliche feste a spese del regio erario. I milanesi e gli illustrissimi sovrani invitati da tutta Europa dovranno rimanere abbacinati dallo sfoggio di tanta ricchezza. Si costruiscono tribune da dove assistere al passaggio delle carrozze, luminarie con migliaia di candele che restano accese anche di giorno. Il Duomo, il Palazzo Reale non sono mai apparsi così splendenti. Suonano le bande, si stendono chilometri di festoni, transenne per la corsa dei cavalli arabi, si addobbano le chiese, i palazzi del corso, si gioca al tiro alla fune, si sale sul palo della Cuccagna. Non è tempo di carnevale, ma non importa, ogni sera un ballo mascherato. E a 500 coppie di giovani spose residenti nel Granducato di Milano verrà offerto un banchetto e una dote. Addirittura 500 giovani coppie, 1000 persone. A corte qualche ministro delle finanze deve aver alzato il sopracciglio e il numero delle coppie viene drasticamente ridotto, 250. Inventore e direttore di questa sontuosa illuminazione, come anche di tutto l'apparato di architettura, fu il signor Giuseppe Piermarini, architetto di Sua Maestà. Ecco i disegni che ha creato per questa occasione, ci faranno compagnia durante il nostro concerto. Sono conservati alla Biblioteca Comunale di Foligno. Piermarini aveva 37 anni. Era arrivato a Milano appena da 2 e si era fermato subito. Restauro del Palazzo Reale, nomina a Imperial Regio Architetto, incarico per erigere la nuova Accademia di Mantova, rinnovamento della facciata dell'Università di Pavia, costruzione della Villa Reale di Monza e di una quantità di palazzi nel centro della città appena proclamata vice capitale dell'impero. Poi la consacrazione, l'edificio che gli vale tuttora la più grande notorietà, il progetto e la costruzione del Teatro alla Scala. Verrà nominato professore di architettura all'Accademia di Brera e infine ritornerà qui, nella sua città, dove trascorre gli ultimi anni. È impossibile pensare che in quei giorni il giovanissimo maestrino, lo chiamavano così, e il giovane Imperial Regio Architetto non si siano incontrati, che qualcuno non li abbia presentati. Beh, se non è accaduto allora, accade oggi, qui, adesso, 250 anni dopo. Che non è italiano,
che non è nemmeno un suddito dell'impero austriaco, perché è nato a Salisburgo, che allora era un principato autonomo, arriva a Milano e subito scrive un'opera. Ritorna un'altra opera. Ritorna la terza volta ancora un'opera. Nel Settecento i musicisti italiani compongono, suonano, cantano dappertutto in Europa, da San Pietroburgo a Londra, da Lisbona a Berlino. E come mai questo quindicenne sembra diventato il padrone della musica a Milano? Che cos'ha di speciale? Chi lo raccomanda? Il suo genio lo raccomanda, che gli ha permesso di imparare in fretta e molto bene le regole e il gusto del tempo. Questo è veramente incredibile. Già allora Mozart sa scrivere musica per ogni occasione, sinfonie, concerti, quartetti, litanie per la chiesa, opere per il teatro. Il primo a capirlo è un compositore tedesco che ha lavorato a lungo in Italia, Johann Adolf Hasse. A mezzo secolo, 50 anni esatti più di Wolfgang, anche lui in quei giorni è a Milano. E quando ascolta la sua musica non ha dubbi. Questo fanciullo ci farà dimenticare tutti.
Venga pur, minacci e frema, aria di furore, aria di sdegno, da Mitridate re di Ponto, la prima opera scritta da Mozart in Italia. Era stato il suo banco di prova, appena un anno prima, superato brillantemente. Torniamo a quei giorni di ottobre di 250 anni fa. Perché la scelta del titolo è caduta su Ascanio in Alba? Alba è Alba Longa, la cittadina vicino a Roma. E quella città, racconta Virgilio nell'Eneide, è stata fondata da lui, dal giovane figlio di Enea, arrivato profugo sulle nostre coste, dopo che la sua città, Troia, era stata conquistata dai Greci. Ma da quelle parti, da Alba Longa, prima di Ascanio, si è fermato a lungo un altro eroe leggendario, Ercole, l'invincibile, e Silvia, la ninfa, discende dalla stirpe di Ercole. E come si chiama il papà della giovane sposa, il papà di Maria Beatrice d'Este? Ercole. Quella sera, andando a teatro, tutti devono rimanere contenti. Gli Asburgo, che si erano convinti di discendere addirittura da Enea, e gli Este, che avevano perso parecchio prestigio rispetto ai tempi d'oro della loro dinastia e che di quel matrimonio con un Asburgo avevano molto bisogno. Le famiglie reali hanno un debole, darebbero metà del loro regno per poter dimostrare che i loro antenati sono gli dèi e gli eroi della classicità, che la loro nobiltà è antica di secoli, di millenni, che c'era da che mondo è mondo. Accanto a Venere, Ascanio e Silvia c'è un quarto personaggio, un pastore, Fauno. Pascola il suo gregge in campagna, suona il suo flauto, canta le lodi della sua padrona, Venere, e quanto è felice che il padroncino Ascanio abbia trovato l'anima gemella. Dal tuo gentil sembiante risprende un'alma grande, felice la donzella che a fiamma così bella allor s'accenderà.
Cerchiamo di essere sinceri. Avesse scritto soltanto questo libretto, oggi non ricorderemo Giuseppe Parini come uno dei migliori poeti del Settecento italiano, l'autore del Giorno, dove si prende gioco della vita stanca degli annoiati aristocratici lombardi. Ma bisogna pur campare. E qui, in Ascanio in Alba, c'è poco da sbizzarrirsi. Il poeta deve accontentare gli Asburgo, che lo pagano, e scrivere un'allegoria. Come Venere protegge chi si ama, così la nostra imperatrice veglia sui suoi sudditi. Scendi, celeste Venere. Anche Mozart deve accontentare qualcuno. I signori cantanti, le signore cantanti, erano loro a comandare, e se potessero, comanderebbero anche oggi. Ma era per loro che il pubblico andava a teatro. E dunque. E così fa Mozart. Al mattino i cantanti lo vanno a trovare nell'appartamento che ha affittato vicino al teatro. Lui mostra quello che ha scritto e insieme lo cambiano fino a quando loro rimangono soddisfatti. Mozart impara molto in fretta la lezione. La sua musica, quella sera di ottobre del 1771, sarà una delle componenti dello spettacolo. Assieme ai balli, allo sfarzo delle scene, agli applausi, quando gli sposi entrano in sala, che poi era a casa loro perché il Regio Teatro Ducale di Milano era stato costruito all'interno di Palazzo Reale, in Piazza Duomo. Il lieto fine, evidentemente, è assicurato, ma troppo zucchero rischia di guastare il palato e qualche palpitazione, qualche dubbio bisogna pur che ci sia.
Ecco l'aria patetica. Silvia dubita. Ascanio davvero mi ama? Devo fidarmi? Oppure finge? E adesso? Perché è sparito? Infelici affetti miei, sol per voi sospiro e peno, innocente è questo seno. Ma no, Silvia, lui si è travestito, non si è ancora svelato come figlio di Venere per capire se tu lo ami davvero, anche se fosse un povero pastorello. Non stare in pena. Torna, mio ben, ascolta. Il tuo fedel son io. No, non ti inganna, amor. Fantastico Mozart. A 15 anni sa già come mettere in musica tutti gli affetti, tutti i contrasti, tutte le passioni che agitano i suoi personaggi.
Tutto è bene quel che finisce bene. Viva la discendenza di Enea, viva gli Asburgo. E molti complimenti anche all'architetto Piermarini, che ha saputo allestire tutti questi sontuosi apparati. Un solo incidente. All'improvviso, per un gran colpo di vento, crolla una tribuna piena di gente accorsa per assistere al palo della Cuccagna. 2 morti, 50 feriti. Ascanio in Alba è un grande successo. Il padre, Leopold, è molto contento e scrive a sua moglie: le loro altezze reali si sono sporte giù dal palco verso il Wolfgang, applaudendo e gridando: bravissimo maestro! Per strada tutti i gentiluomini e altre persone ci rivolgono continuamente la parola per felicitarsi con nostro figlio. Subito arriva un'altra richiesta: scrivere una nuova opera per il prossimo anno. Già deciso il titolo, Lucio Silla, il condottiero romano che ha vinto e ucciso il suo rivale Mario, si è proclamato dittatore e ha mandato in esilio tutti gli avversari. Ma l'empio Silla si pente. Capisce che un popolo non si può governare con il terrore, servono invece la persuasione e leggi giuste. Silla rinuncia al potere e si ritira in campagna. Quando, per scrivere Lucio Silla, Mozart ritorna per la terza volta in Italia, spera di ottenere finalmente un contratto come maestro di cappella della Corte di Milano, per rimanere a lungo in Italia. Ma lui e il padre non sanno ancora che da Vienna l'imperatrice Maria Teresa ha inviato un dispaccio urgente a Ferdinando, scritto di suo pugno in francese, la loro lingua familiare. Fai come meglio credi, caro figlio mio, arciduca di Milano. Se vuoi prendere alle tue dipendenze quel ragazzo di Salisburgo, prendilo. Ma stai attento. Non mettere mai al tuo servizio delle persone inutili, che stanno andando in giro per tutta Europa a cercare lavoro, comme des gueux, come dei mendicanti. E oltretutto hanno una grande famiglia. Una grande famiglia. Erano in 4 i Mozart. Lei, Maria Teresa, aveva 13 figli. Ma perché tanta credine? Perché trattare lui e suo padre con tale disprezzo, da accattoni? Non lo sappiamo. È ancora uno dei misteri della vita di Mozart. Ma che modo di considerare due musicisti! Dopo una simile lettera, evidentemente, non c'è scelta. Nessuna nuova richiesta di lavoro da una corte italiana, e tutte le porte che si erano aperte si richiudono. Wolfgang riparte per non tornare più. Vergogna all'imperatrice. Nei 2 anni trascorsi nel nostro paese ha imparato a leggere, a parlare, a scrivere la nostra lingua e si è trasformato da bambino prodigio che deve stupire il pubblico come un funambolo, ha iniziato a diventare un artista. Se questa metamorfosi non fosse avvenuta, oggi non parleremo di lui. Lucio Silla, atto primo, duetto tra Giunia, figlia di Marco, e Cecilio, l'uomo che lei ama e che sarà suo. Grazie, Mozartino. Thank you.
Oh!